In Champions dobbiamo essere veloci non solo nei tempi di gioco fisici, ma soprattutto mentali. Ah, mangia! Ah, Samu, meglio, meglio, Samu! Lo puoi mangiare come dite con il pollo! Bella a tutti ragazzi, benvenuti in questo canale. Quest'oggi avverrà un video davvero, davvero particolare, perché un ragazzo che ha esordito in Champions League allenerà un ragazzo che gioca in promozione. Questo video, signore e signori, ripeto, sarà molto particolare. Il ragazzo che gioca in promozione è ovviamente Samuel. Eccomi qua ragazzi, qua. Sono pronto. Ho aspettato tanto questo giorno e ci sono. Sono pronto per affrontare questo allenamento. Ok, adesso passiamo al ragazzo che lo allenerà per vedere se sarai capace e anche tu magari in un futuro di esordire in Champions League. E il ragazzo in questione è Zetabu Zetto. Ciao Zetabu. Grazie per avermi invitato sul canale. E oggi ci sarà un bel allenamento. Cosa succederà? Cosa succederà? Cosa succederà? Allora, ho fatto questa esperienza in Champions League con la Fiorita. Sì. Ok. Non ho esordito in Champions, ho esordito in Conference. Però okay. Ho vissuto proprio come un giocatore di Champions. Sì. Cioè la cosa che magari appunto non mi aspettavo di fare è che io sono stato trattato proprio come un loro tesserato, capito? Sì. Cioè io sono stato tesserato, tutte quelle cose lì. E non mi trattavano in maniera diversa. Cioè non è che mi trattavano come l'influencer, capito? No, no, no. Cioè io dovevo stare ai loro ritmi. Sono ritmi veramente alti, capito? Cioè dalla TV magari li vedi e pensi: questi qua si stanno giocando i preliminari dei preliminari, figurati. Però cavolo, quando li vedi lì, soprattutto le squadre avversarie, perché noi abbiamo fatto un'esperienza in Kosovo, è un'esperienza in Islanda contro la squadra che ha vinto il campionato d'Andorra. Capito? Tu dici Andorra, Kosovo. Sì, magari però... ti sembrano squadrette piccole perché magari non vengono riprese in televisione, piuttosto che non vengono mai citate, sentite, però quando li affronti veramente, no, Samu, vedi che gli altri hanno un passo completamente diverso. Sì, sì, sì. Cioè, sì, che sì. Proprio il gioco è molto più veloce ed è difficile stare a quei ritmi. Se vuoi ti posso dare qualche consiglio, perché allenarti, ovviamente, cioè, penso che... No, però in questo video mi ci voglio proprio mettere come allievo e voglio che tu mi alleni e mi sproni ad arrivare in Champions League. Sì, questa è la cosa più importante, perché questo video deve essere la dimostrazione che qualsiasi ragazzo, se si impegna duramente, lavora duramente e ci crede, perché bisogna crederci. Esatto. Bisogna crederci, esatto. Può un giorno arrivarci. Non è sicuro, perché la vita è fatta di imprevisti, ma può sicuramente. La vita è pazza, ragazzi, può succederla a qualsiasi. E quindi... te l'aspettavi? No, per niente. Mai. Qualche anno fa l'avessi mai detto? No. È il sogno, allora, è il sogno. È la vita, il sogno. Quando sono entrato in campo io. Era come se fossi una bolla, capito? Non capivo niente. Cioè, presenti i pulcini quando fanno le prime partite che corrono sul pallone? Io ero così. Bello. Come io non mi aspettavo appunto di vincere il pallone d'oro l'anno scorso, tu fare questa esperienza. Va bene, direi che ci siamo. Detto ragazzi. Questo, mister, se vuoi spiegare appunto. Allora, Samu, come primo esercizio ho in mente questo esercizio che è fondamentale per giocare in Champions League, che è un esercizio sul controllo. Super. La cosa che ho notato maggiormente, che mi ha fatto notare maggiormente il mister, è la velocità di viaggio del pallone e soprattutto il controllo che è sempre orientato del giocatore in questione. Quindi se vuoi essere un giocatore di Champions League, la prima cosa che dobbiamo migliorare è il controllo. Okay. E io ho studiato degli esercizi per te. Allora ragazzi, cominciamo col primo esercizio. Go! Allora Samu, sì. Ho costruito per te questo spazio che pian piano si andrà a chiudere. Restringerà sempre più. Okay. Si restringerà sempre di più, il pallone verrà lanciato in alto da Pata. Eccomi qua. No, mi raccomando, non deludermi. Ok. Quindi io dovrò controllarlo. Dovrai controllarlo piano piano, ogni volta andremo a restringere il cerchio. Okay. E questo è il primo esercizio. Dopo ci sarà l'esercizio vero e proprio, che sarà quello di controllo e scarico. Primo tentativo, Samu, non puoi sbagliare. Un'altra cosa fondamentale in Champions, non puoi sbagliare. Ok. Ok. Ok, questa è troppo semplice per te. Ok. Stringiamo subito. Stringiamo? Oh, così! Dai Samu, non abbiamo tempo da perdere in Champions. Ok, bravo. Ok, ecco. Ci sta. Bene. Andiamo a chiudere di più? Ancora di più. Ancora di più. Dai, quindi finisci il mister, tienila su. La devi controllare, eh? Deve toccare la palla. Ok. Sì, vabbè, impossibile. Ah, Samu, meglio, Samu. Mettilo subito giù. Ok. Ah, bello. Ok. Adesso ci siamo. Ok. Ci siamo. Un po' di problemini in questo esercizio, però diciamo che questo era per scaldarci per il vero e proprio esercizio. Vabbè. Perché una volta che andiamo a fare il controllo dobbiamo scaricare, e in Champions dobbiamo essere veloci non solo nei tempi di gioco fisici, ma soprattutto mentali.
La seconda parte di esercizio, siamo qua con quello che dicevo, ossia la parte più importante, lo scarico. Come potete vedere abbiamo costruito questo percorso, ci sarà Pierre a passare il pallone raso terra. Samu, tu dovrai controllarlo e poi io sono dietro di te e ti dirò sinistra, destra, così velocemente tu dovrai pensare, ragionare e fare gol nella porticina dopo il controllo. Va bene. I miei passaggi non sono da Champions, sono massimo da YouTuber League, eh. Spero vadano bene. Vabbè, la League c'è. Più veloce, più veloce, ci siamo, più veloce. Più veloce. Destra. Ah! È così che funziona, sì. I Champions. Sì. Ti arrivano subito. Ti arrivano velocissimo, capito? Wow. Davvero così. Dobbiamo fare meglio adesso, Samu, eh. Ok. Sinistra. Più veloce. Sinistra. Ciao. Dai, 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 dai. Sinistra. Sì, sì, più veloce, più veloce, più veloce. Sinistra. Più veloce, più veloce, più veloce. Destra. Hey! Ok, ok, meglio. 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 Pierre, i passaggi da migliorare. Comunque Samu, a primo impatto cosa ne pensi e la differenza che stai notando con un allenamento normale? Beh, penso che non ho tempo per ragionare e ora capisco quando mi dicevano bisogna ragionare. Perché noi siamo magari abituati a stoppare il pallone, alzare la testa, guardare chi c'è e fare il passaggio. Invece lì, ancora prima di stoppare il pallone, già sanno chi è. Ok Samu, secondo esercizio, andiamo subito con il passaggio preciso che non deve rimbalzare e deve arrivare esattamente dentro la porticina. Che starete vedendo lì in fondo. Okay. Allora Samu, hai 3 tentativi. In Champions League ne hai soltanto uno. Però qua ci stiamo allenando, quindi beh, sì, ci sta a dartene 3. È il percorso. Se riesci a fare almeno un gol su 3 tentativi, sblocchi la porta finale. Ok, la manche finale. Esatto. Ci siamo. Allora, ci proviamo. Mi raccomando, occhio. Samu, senza farla rimbalzare. Okay. Primo tentativo. Ah! Poco preciso. Questo c'è. Oh! Quindi questo è un bellissimo cross, è un bellissimo cambio campo, quello che ti dicevo, capito? Hai sbloccato subito al secondo tentativo la manche finale. Ok, qual è? Ed è quella là. Devo far gol dentro quella porticina lì? Esattamente. Mamma mia. Ok Samu, qua te lo dico, è quella bonus, quindi hai soltanto un tentativo. Però se dovessi riuscire a fare subito al primo tentativo gol in quella porticina lì, ti puoi avvicinare moltissimo alla promozione, eh? Ok. Un tentativo solo per accedere in Champions League. Eh sì, purtroppo Samu, in Champions League non abbiamo troppi tentativi, capito? Un tentativo solo. E dentro! E la precisione c'è! Quindi, altro esercizio passato correttamente, andiamo al terzo esercizio. Allora Samu, terzo esercizio. In okay. Champions League non è tanto una questione fisica, quella sì, ma è una questione anche mentale. Devi essere freddo. E quindi un esercizio che ti faccio fare è quello più simile a poi quando sei in partita, che è il calcio di rigore. Sì. Il calcio di rigore che ovviamente in Champions League hai il pubblico, hai la platea, quanto, la televisione. Però qua già iniziamo a fare un esercizio per capire se sei freddo o meno. Okay. Anche perché ti ho portato un portiere che ti mette un po' di pressione. Già, parliamo di pressione, parliamo di freddo. E eccomi qua. E chi se non il migliore a mettere pressione, ragazzi? Signore, eccoci qua, benvenuto nelle tenebre. Lì non c'è luce, lì non c'è caldo, c'è solo ghiaccio e agonia. Quanti tu, Rag, io ti chiedo di enfatizzare ancora di più il pressing, va il bene? Il pressing, va perché bene, questo esercizio non è tanto nel rigore, però è nella freddezza. Signori, e la freddezza in questo caso lo calcoliamo come 3 rigori. Devi fare tutti e 3 gol. Tutti ci tre tengo gol. A dire che se sbaglia anche palesemente non verranno rifatti, quindi è molto importante questa cosa qua, quindi e qua adesso la mette veramente. Adesso sale veramente. No, è giusto che venga detto, quindi sì, signori, sì. Può essere migliore, sì. Fate migliori. Vai. Rag, ci sei? Ti chiedo di iniziare il tuo lavoro. Samu, tu ci sei? Ci sono. Non possiamo tagliare nulla, eh. Dai, ci sono. Ci sono. Non ci sono. Primo rigore, così ti secondo voglio. Rigore, così ti voglio. Dai, freddo, freddo. Non tagliamo nulla. Non tagliamo nulla. Non tagliamo nulla, palla. Questa non tagliamo nulla, palla. Vado io, vado io. Cerca ovviamente. Questa non tagliamo nulla. Palla, palla, questa non tagliamo nulla. Questa non tagliamo cerca nulla. Cerca di mettergli pressione. Veloce, signori. Veloce, andiamo. Dopo che si segna il primo, è essenziale segnare il secondo. Lo farò. Non puoi sbagliare questo. Non posso sbagliarlo. E non puoi cercare lo stesso angolo di prima.
No! 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 Questa è la pressione della Champions. E questa è la pressione della Champions. Però ce n'è un altro. E questo lo dobbiamo fare. È giusto andare in positivo, questo è essenziale. Va bene. E niente, allora, terzo rigore. Allora, tieni conto che comunque uno l'hai segnato. No, ma adesso. Occhio che se sbagli è pesantissimo. Un bravo giocatore deve sempre sapersi prendere i momenti bui. E lo sai molto bene. La freddezza. Sei in Champions. Ricordo. Occhio, però, questi sono i rigori, eh. Sono tunnel bruttissimi da superare. C'è chi fa percorsi psicologi per sbloccarsi. Non devi sbagliare. Cerca l'angolo della fortuna. Eccolo ancora! Eccolo! C'è da lavorare a livello psicologico, Samu. La Champions però purtroppo è questo. Ha cercato, mi ha portato proprio a me personalmente. Perché, capito, lui te la mette la pressione. In Champions pensa uno come lui per 10. Più lo stadio. Più lo stadio più che tutto, è molto lo stadio secondo me. Importante esempio. Fa capire che non è così semplice. No, no. Non è così semplice perché guardate ragazzi, anche in queste circostanze, anche in queste situazioni ci si può essere sotto pressione, si può sbagliare. Vero. Quindi no, l'importante è che l'esempio sia allenati, continuiamo a riprovarci affinché questo migliori. Non sapete calciare col vostro piede debole, continuate a farlo finché non migliorate. Sì. Sfruttate queste cose. In questo caso purtroppo mi hai battuto. È un lavoro di psicologia. Sfida, però ragazzi, è un lavoro di psicologia perché il calcio non è solo doti atletiche, fisiche e tecniche. Sicuramente. Anzi, ma è anche e soprattutto la testa fa il giocatore. La testa fa il giocatore. Ma quanti giocatori si sono persi perché non c'erano? Perché molti, io non capisco che molti dicano, ma se avesse avuto la testa, lui era un. Ragazzi, la testa fa parte del corpo. È parte del corpo. È parte del corpo. Cioè, ragazzi, molti giocatori potevano essere anche di più di talenti eccetera, di leggende, ma non avere la testa non è una giustificazione. Per quello che non è una giustificazione. Per quello che ragazzi, quando vedete giocatori come, prendiamo ad esempio magari un Gagliardini, no, che viene sempre preso di mira perché magari può non essere quel fenomeno e non essere brillante, non essere bello esteticamente quando gioca, però ha la testa. La sfida mentale l'abbiamo fatta, però come abbiamo detto adesso in Champions, ti racconto questa cosa, quando siamo passati nel tunnel, altezza media, corporatura media, eri Messi. No, erano tutti 1,90 dei tori, quindi adesso io ti porto un toro per una sfida di dribbling, soprattutto devi mettere il fisico, toro questo vero, toro, questo è veramente un toro. Allora portamelo dentro che lo voglio sfidare. Nana, ho bisogno di te, Nana! Oh, sono pronto! No, lui. Sono pronto. No, in che senso? Fai vedere. In tutto il senso. Fai vedere. In che senso? In Champions League questo è il fisico medio. Medio. Questo è il fisico medio. Medio. Sì. 1 2 3 4. Tu dovrai difendere contro di lui. Ok. Difensore. Va bene. Ok. Tranquillo. Facciamogli vedere quanto è difficile ed è importante l'uno contro uno in Champions League. Tranquillo, maestro. Samu, tu pensa che sei in partita, guardi l'avversario e l'avversario è così, capito? Che fai? Scappo. Ci vuole un difensore così, che fai? Oh, sapete che vi dico? Io me ne sto bene in promozione. Quindi Samu, 3-1 contro 1, il suo avversario l'hai visto, sì. Ti ho portato una bella bestia. Sì. Cerca di avere sangue freddo, ma tecnica da Champions League. Ok. Dai Samu! Dai! E via Nanà, via, devi essere cattivo Nanà! Puoi mangiare! Nanà, mangia! Lo puoi mangiare, come dice con il pollo! No! Lo puoi mangiare, come dice con il pollo! Lo puoi mangiare, come riso! Zero gol! Non c'è nessuno gol! Qua non puoi sbagliare un'altra volta! Sono questi i difensori da Champions! Io non posso tirare, perché? Giochiamo l'intelligente! Apportiamo l'attaccante sulla fascia, così registriamo l'angoli del gol. L'asse, capito? Manà. Utilizziamo la testa. Manà. Sì. Oh, sono la carica, Manà. Bene. Dai Samu. Veloce, veloce. Bravo, ancora. Usa il fisico. Dai, slide. Questo l'hai vinto di fisico, Ci sono! 1-1. È stato bravo. Qua sei stato bravo. È stato è resistito. Bravo, ragazzi, è stato bravo. Avete visto come resistito al contrasto? Difensore fino all'ultimo momento. Siamo 1-1. Okay. Ho visto che è così. È una sensazione di Champions. Mamma mia, ragazzi, ho palo gambe. Sì. Siete 1-1. È l'ultimo. Bravo. L'ultimo. Allora, livello entrambi. Adesso entriamo proprio in modalità game. Adesso noi giochiamo a livello Champions. Va bene. Oh. Dentro o fuori? Vabbè! Okay. Time!
Dai! Vai così! Vai così! Sì! La tua! Bravo! Ho fatto l'intelligenza, l'ho messo e lì ci esci. È sempre così. L'ho saltato secco. L'hai saltato, ma ti sei dimenticato il portiere. Già. No, l'ha saltato perché l'ho lasciato andare lì. Perché deve fare un lungo control per il mio portiere. Noi ci usiamo la testa in Champions League, ragazzi. Ok, ragazzi, mi ero appunto concentrato solo su Nanà. E mi ero dimenticato che in Champions League hanno anche i portieri. Purtroppo sì. Hanno anche i portieri che esercizio, però. A volte possono uscire. A volte devono uscire. Devono. Una prima doveva temporizzare. Però bravo, quindi. Perché resistere, ho visto certi Conte tipo Goku e Vegeta eravate. Sì. Allora, Samu, maestro, cosa ne pensi di questo primo allenamento? Ci siamo. A parte la cosa psicologica, è normale, è il sogno. Però per il resto ci siamo. Bravo Samu. Bravo. Raga, non sono esercizi facili. Non sono esercizi che dicono, vabbè, da dietro la telecamera magari, ma cosa ci vuole? Cavolo. Cioè non è proprio. Sì. Anche perché hai tre tentativi. Sì. Può succedere di tutto nel bel. Questo, ragazzi, è stato questo magnifico video molto molto particolare. Io ringrazio ZV maestro, in persona per essersi prestato, per avermi allenato per questo video. Per la 100 tiri ti allenato. Per la 100 tiri, ragazzi, perché prossimamente uscirà sul suo canale la mia 100 tiri. Quindi state connessi, andate sul suo canale, iscrivetevi, mi raccomando. E io ci tengo a ringraziare anche Ragnar JK. Finalmente siamo incontrati. Anche sul suo canale uscirà la 50 rigori. Ragazzi, non perdetevelo. Signori, anche live psicologia pura. Quindi vedremo. L'avevo detto. Quindi vedremo, ragazzi. È stato un po' un assaggio. E qui abbiamo il nostro Gilbertone. Abbiamo, ragazzi, il maestro in persona della Champions League. Ragazzi, anche Gilbert si è aperto il suo canale. Andatevi ad iscrivervi, ragazzi, fate parte di questi numeri qua. Se qualcuno non si iscrive non posso avere questo abdominale. Deve arrivare a 1000 iscritti, così fa le live. Ok, ragazzi. Grazie maestro. Ragazzi, fate arrivare 1000 iscritti al nostro Gibeltor Nanà, che si è prestato per questo magnifico video. E ragazzi, voglio approfittare pure, grazie a Samu, oggi è la prima volta che siamo conosciuti. È un ragazzo bravissimo. Questo è l'inizio del tutto, perché io sono presente e futuro. E allora, ragazzi, questo magnifico video si conclude qua. Fatemi sapere come mi sono allenato, se sono pronto oppure devo ancora migliorare tanto per arrivare in Champions League. Chi lo sa, il sogno continua. Sogno continua. Noi ci vediamo al prossimo video. Signori, bella, ragazzi. Let's go! Let's go!